non mi hanno arrestato e siamo con due dei comando. Esattamente, che personaggio siete? Interpretiamo Squadra Ghost. Squadra Ghost di Call of Duty. Però vi vedo che avete portato un personaggio in più. Da parte della squadra. Perché nel videogioco da cui siamo ispirati la squadra c'ha il cane. Ok, chi è il padrone del cane? Sono io. Ah, e lui si presta a queste cose? Sì, sì, sì. C'è uno sfruttamento? È addestrato, no? No, 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 no. Vedo che comunque anche lui è vestito con tanto di... Unità K9. Lui la star... Quindi voi siete il contorno, diciamo la verità. Come vi è venuta in mente l'idea di vestirvi di un personaggio dei videogiochi? Siamo appassionati dei videogiochi. C'è un gioco specifico che si chiama Call of Duty, che ha tirato fuori una versione chiamata Ghost. E in questo videogioco praticamente c'è una squadra che sarebbe il Team Ghost, che opera contro i nemici, e da là abbiamo preso ispirazione. Bene. Giocando ovviamente a Soft Tail, perché noi siamo anche un team di Soft Tail. Bene, allora diciamo anche i nomi. Lei è? X. Io Logan. E il cane? Rayleigh. Siamo con l'Horror Squad e con il presidente, giusto? Diciamo sì, il boss, dai. Il boss. Mi sono... Freddy Krueger. Freddy Krueger. Come nasce l'idea dell'Horror Squad? Allora, siamo nati nel 2017 da un'idea di 4-5 di noi. Abbiamo cercato di creare un gruppo horror. Eravamo all'inizio, eravamo in 7. Poi piano piano il gruppo si è allargato diventando un gruppo di 25 persone. Più un distaccamento che abbiamo al nord, che si fa tutte le fiere del nord. Quindi siamo il gruppo horror più grande d'Italia. No, però vedi, io non lo sapevo, adesso lo stiamo scoprendo. Però, allora, qualche personaggio io lo conosco, altri no. Lei non ha una bella cera, effettivamente. No, per niente. No, no, per niente, va bene. Allora, andiamo a presentare i membri. Assolutamente sì. C'è qualcun altro che è stato l'artefice dell'ideazione di questo gruppo? Lui, il nostro Hannibal Lecter, Mauro alias Mauro. Poi Patrizio Hunker di The Last of Us. Ah, ok, perfetto. Poi abbiamo il nostro Francesco vestito da Krampus, sì. Non conosco il personaggio, però. Diciamo l'ombra di Babbo Natale. L'ombra di Babbo Natale. La leggenda del Nord Europa. È ridotto male sto Babbo, sì, Natale, insomma. Sì. È arrabbiato con la Befana, perché vedo che insomma l'ha trattata molto bene. Un brutto scherzo. Esatto. Alessandro fa parte dello zoccolo duro. È più che zoccolo. Zoccolo, scusa, zampone. Lo zampone, diciamo. Lo zampone, esatto. Lo zampone duro, vestito da? Sarebbe Amanda Young, si chiamerebbe. Si sente allora, poco. È un personaggio di Sov. Sov l'enigmista, il secondo, perché questo non lo conosce nessuno, conoscono tutti i pupazzo Billy. Io in realtà interpreto un personaggio femminile addirittura. Ah, quindi lei fa la donna del gruppo, che è detta così, non è? Vabbè, solo in questa occasione, però specifichiamo. Ah, va bene, ok. Magari. Ho visto anche una coreografia da paura, giustamente prima. Sì, ci abbiamo provato. Ci avete provato? Sulle note di thriller, ci siamo un po', insomma. Ma vi radunate anche fuori dagli eventi per provare le coreografie? Guarda, viviamo in un... molto lontani l'uno dagli altri. Quindi, ah, quindi è solo un modo per rivedervi tutti insieme. Le due date del Romix, ottobre e aprile, sono due modi per incontrarci tutti. Io vedo qua delle cose un po' horror, diciamo così, giustamente. Sono Gas Space, qual è il tuo film horror preferito? Parlava così. Ciao Cindy, ti stavo aspettando. Non sono Cindy, però c'è una Cindy qua dentro. Oddio, lei, anche lei, insomma, forse sta lei messa bene, vedo. E di tante parole, vedo, comunque. Molto loquace. Molto, sì, logorroica direi, proprio una cosa... Poi andiamo a presentare anche
un altro personaggio, lei è? Leatherface. Leatherface, nel film? Leatherface. Se poi un film si chiama Leatherface, io sapevo, non aprite quella porta. Sì, è lo stesso film. Esatto, c'è un motivo perché non si apre, poi andiamo da un altro personaggio abbastanza inquietante. Ho paura a mettere la mano qua perché... Lei è? Lei era forse. Bene, allora finiamo qui questa intervista un po' orrenda, diciamo così, e continuiamo il nostro giro all'interno di Romics.